Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing del 2022. Buon anno ragazzi, in ritardo ci siamo, però sì, siamo chiediamo arrivati, scusa, ma siamo arrivati tardi, ma siamo arrivati. Festività, lavori, non siamo intralci, riusciti a fare un video prima lui poteva, di io non potevo, io potevo, lui non poteva. Qui ragazzi ci siamo come prima sessione, come primo video diciamo, perché in realtà non sappiamo se poi stasera riusciremo a prendere qualcosa, ma come prima video dell'anno abbiamo scelto di venire ovviamente nel nostro ufficio. Esatto, e adesso ovviamente siamo già calati, abbiamo già messo, abbiamo sfruttato quel poco di luce che, sì, che c'era, perché ovviamente si tratta di una sessione del dopo lavoro, la nostra famosa sessione, esatto, del dopo lavoro. Esatto, 3 ore e mezza, 4. Neanche. Quindi niente ragazzi, stasera allora ci siamo organizzati come al solito, adesso vi spiegheremo ovviamente come stiamo pescando, vi diremo le nostre intenzioni per questo 2022, esatto, quindi quello che pensiamo, quello che vorremmo fare. Bravo Crit. E poi vi spieghiamo ovviamente alcune considerazioni che abbiamo preso nel corso del 2021, esatto, esatto, per affrontare il 2022. Esatto. Quindi piccoli accorgimenti adesso nel corso di questo video ragazzi, sì, ve li spiegheremo. Bene, intanto si parte? Ci siamo finalmente. Grande salto in pesca. Vai ragazzi. Vai. Baffute mangiano i nostri neschi. Andiamo a vedere quello che sarà il nostro 2022. Allora, io e Christian ci siamo prefissati un po' di cose. Innanzitutto vorremmo battere molto di più i nostri canali venite. Purtroppo per mancanze di tempo a volte l'anno scorso ci abbiamo rinunciato, perché venire qua a 2 ore e mezza, 3 era praticamente un cappotto assicurato. Quindi magari abbiamo ripiegato su qualche video su prodotti, piuttosto che qualche video in cava, bagagiolo, siamo andati, però quello che veramente ci piace, ovvero andare nei nostri fiumi veneti, è venuto un po' a mancare. Quest'anno ci siamo promessi che anche se abbiamo a disposizione poche ore, ci andiamo, vogliamo batterli forti, e però ciò non toglie che qualche puntatina, sì, ci vedrete comunque all'interno, esatto, di qualche lago, perché abbiamo anche, bravo, la fortuna, ok, di avere qualche persona che ogni tanto ci chiama, ci invita a fare qualche sessione in un posto nuovo, dico nuovo per Climax, quindi ovviamente noi cerchiamo di sfruttare questa occasione per intanto portargli il contenuto nuovo, esatto, primo, secondo anche per mostrargli un posto nuovo, perché esatto, magari sai c'è quel posto che tanti non lo conoscono, quindi noi poi siamo abituati sempre a mostrarvelo sempre nel meglio, quindi cerchiamo di dirvi sempre tutto di ogni posto in cui abbiamo avuto la fortuna di pescare, quindi ci vedrete in posti nuovi, in laghi, esatto, nuovi. Torneremo a fare una sessione, se tutto va bene, alle, sì, Giarette, quindi sì, sì, 2 giorni. Sarà un video un po' particolare, non sarà un solito video, sarà un po' diverso, non voglio accennarvi molto, esatto, ma sarà un video dove cercheremo di stare lì 2 giorni, dove andremo anche un po' a fare una cosa un po' andremo lì anche diversa, per perché ragazzi c'è da dire una cosa, non dico ogni giorno ma quasi ci scrivete in continuazione riguardo il lago Leggiarete, quindi ovviamente per chi non lo conosce è un gran bel lago e ogni, sì, volta ci fate sempre molte domande, quindi, esatto, ecco, vi dico, cercheremo solo che sarà un video un po' particolare, ecco, non vi una dico Bibbia delle Leggiarete più o meno. Vabbè, dai, ci proviamo. Poi abbiamo altre 2 notturne in programma, sperando di riuscirle sempre a fare, ovviamente con delle live annesse, esatto, ovviamente se
ovviamente internet ci permetterà di farlo, perché sì, poi... non sappiamo se dove andiamo internet prende, vabbè. E poi niente, ci vedrete sicuramente a Bagaggiolo nuovamente, anche lì abbiamo una novità che vorremmo farvi vedere in quel posto. Insomma ragazzi, quest'anno vogliamo pescare, vogliamo cercare, provare a pescare di più, fare sessioni di qualità, cercare insomma di tirare fuori qualche bel esemplare, che nei nostri qui canali ce ne sono parecchi, quindi questo sì, è quello sì, che vogliamo fare. Ovviamente è un... noi vorremmo fare questo, si spera di riuscire, ma però noi ce ne abbiamo tutto. Ci siamo promessi e ripromessi che quest'anno, anche se pur con 2-3 ore a disposizione, pescheremo nel modo più giusto possibile, perché purtroppo quando si ha poco tempo ci si scoraggia un attimino prima, perché dici vabbè, non sto attento a questo, ma sì, l'amo, come va, dai che c'ho fretta, insomma, tenendo conto di alcune considerazioni che adesso nel corso di questo video vi andremo a, a spiegare. Bene, andiamo a vedere come stanno le nostre canne, perché ho sentito qualche bip. Adesso vediamo. Esatto. Allora ragazzi, colgo l'occasione, perché sapete che ci fate parecchie domande sui social, e quindi è giusto ogni tanto anche rispondervi a video in modo da prendervi un po' tutti. E fine anno 2021 abbiamo comprato le puffer jacket, quelle di corda, e tanti ci avete chiesto come ci troviamo, se tengono caldo. Posso confermarvi che è un bel prodottino, perché oltre che essere agili, ok, come avevamo detto già nel video che abbiamo fatto appunto a fine anno, tengono veramente caldo. Ovviamente ci si deve vestire a strati, come è consueto fare nel periodo invernale, quindi una volta che ci si copre sotto e ci si mette questa, posso dire tranquillamente che se la prendete è un valido acquisto. Io non sento per niente il freddo, adesso siamo comunque verso i 5-4 gradi, non di meno ma neanche di più, e stiamo al caldo, quindi rispondo a tutti quelli che ci hanno chiesto appunto com'è questa giacca. È una giacca valida e ve la consigliamo assolutamente, non c'è nient'altro da dire, veramente bella. E basta, quindi ho risposto a un po' di persone, perché non riesco sempre sui social a stare dietro, perché veramente ci scrivete in tanti, e grazie ancora, perché è anche grazie a voi se andiamo avanti. Niente, basta, era solo un piccolo spunto. Inizia a aver freddo, adesso sì. Allora ragazzi, adesso vi facciamo vedere come ci siamo messi, ma alla fine è sempre la stessa cosa di tutti quanti gli altri video che abbiamo fatto qui, che oltretutto è un anno che non peschiamo più di sera così, e in questo spot anche, mi sembra. Sì, ci mancava un po' l'ufficetto. Però ragazzi, se Max mi segue, perché adesso ovviamente di sera è sempre un po' più complicato far video, perché non c'è la luce, quindi dobbiamo organizzarci. Allora ragazzi, il naviglio ha la parte centrale, ovviamente, che è molto più fonda rispetto alle sponde. Noi di solito qui abbiamo individuato 4 punti che bene o male abbiamo visto che le carpe, se passano li mangiano sempre, quindi non abbiamo cercato altri punti, non abbiamo cambiato punti, stiamo pescando sempre sugli stessi punti. Questo per farvi riflettere su una cosa che spiegavamo prima: certezze. Quindi cosa si deve fare per ottimizzare i tempi in pesca quando si ha poco tempo? Andare sulle certezze. Per noi questi 4 punti sono una certezza, quindi abbiamo calato sempre nei soliti 4 punti. Infatti stiamo pescando sempre con 2 canne a testa. Max ha calato sempre nella sponda opposta e una canna mi sembra l'hai messa lì un po' più a destra, sinistra, non mi ricordo, sì, più sinistra. Destra, Chris. Invece ragazzi, ho pescato sempre nella sponda opposta
In più ho messo la mia solita canna davanti all'alberino lì, che è quasi sempre partita. Quindi sappiamo, abbiamo visto che bene o male non sono cambiati anche come fondale, non abbiamo sentito alghe sotto, quindi i punti sono sempre quelli. E siamo andati su questa certezza qui. Aggrappatevi alle certezze, perché abbiamo visto che è inutile quando si ha poco tempo cercare lo spot nuovo della via. Andate sui punti quelli sicuri, quelli che avete già visto che sono punti redditizi, e tirate là. Ecco, quindi ci sentiamo di darvi questo primo consiglio, primo parere che abbiamo visto anche noi sulla nostra pelle, che sicuramente è efficace, piuttosto che andare a cercare lo spot adesso col buio in 3 ore che staremo qui. Quindi e ragazzi, speriamo che adesso in queste ore ovviamente parta qualcosa, sarà difficile ma ci proviamo. Grazie Max, ha avuto una partenza, sta recuperando, ma sembra sia... No, si è slamata, era una Bram. Ah, beh dai. Ma porca miseria, che sfortuna ragazzi. Però vabbè, allora, calma, calma. Siamo qua ormai. Allora, questo qua era un rig che avevo innescato praticamente una boilless del 16. Aspetta che la facciamo vedere bene. Sì, affondante, e un quartz, questo qua della mainline, per bilanciarlo. E a quanto pare però è stato gradito da una Bram, si è slamata qua sotto, vabbè, niente, visto che ci siamo, piombo un po' generoso, mi sono messo i guanti ragazzi perché ho freddo le mani, piombo generoso sui 150, non volevo avere problemi di corrente, e niente, LED core sempre e comunque, peccato, però se si è mossa lei... Magari si muove qualcos'altro, forse siamo entrati nell'ora X. Sì, poi diciamo che sentendo anche comunque altri carpisti eccetera, in questo periodo, perlomeno per quello che riguarda il naviglio, sì, mangiano di sera, mangiano a ore tarde, quindi sì, insomma sì. Dai, noi speriamo di beccare almeno un primo passaggio. Vabbè, di intanto orari. Segno di pesce c'è, quindi vai. Ci riproviamo, dai, lancia. Vediamo qui che è preso bene qua a fare i rig. Sì, no, più che altro sto approfittando perché non ho il tempo di farli a casa, quindi mi ritrovo sempre in pesca a dover farmi i terminali, di conseguenza perdo tempo. E tipo stasera il mio socio è arrivato bello pronto perché ha avuto tempo di prepararseli a casa. Ragazzi, allora, vabbè, adesso vi spiego un attimo anche il rig che ho fatto, perché vi devo spiegare una cosa in merito anche al rig. Però, visto che ci siamo, volevo farvi con l'occasione una domanda. Voi come vi organizzate per ottimizzare i tempi in sessione? Cioè, ve li preparate a casa i rig? Perché, sai, tanti magari dicono, sfrutto la sessione, sono in pesca, non sto facendo niente, sto aspettando, sto attendendo, mi preparo qualche rig. Oppure tanti dicono no, io me li preparo la sera, le bombette già con il LED core tutto pronto, arrivo in sessione, attacco tutto e via. Quindi voi cosa fate di solito? Vi preparate la roba già pronta per la sessione, ve la preparate in sessione? Siete quelli che arrivano con calma, si tirano fuori tutto, si preparano tutto in pesca? Perché noi ci siamo soffermati anche su questa cosa, ne parlavamo anche prima, e dobbiamo imparare noi più che altro a prepararci queste cose in sessione, perché non avendo tempo di farlo a casa, questo è il tempo che voglio sfruttare. Poi ragazzi, combi rig, adesso l'ho appena fatto, ovviamente devo stirare il boom, ma fa vedere le boilers. Sì, perché adesso voglio spiegarvi anche una cosa, ragazzi. Allora, parliamo sempre di certezze. La luce creepy, che se no... Sì, scusa.
parliamo sempre di certezze. Questo video sarà incentrato su questo, perché non è una cosa da sottovalutare, perché avere delle certezze, ripeto, vi fa risparmiare molto tempo in sessione. Un'altra cosa che ho visto, poi Max vi dirà la sua, io l'anno scorso ho provato a fare questo rig e ho pescato praticamente sempre con questo rig, il combi rig. Mi è piaciuto soprattutto perché con l'effetto della pasta di tungsteno qui sulla giunzione fa appunto questo gioco, e ho potuto vedere veramente che le lamate sono diverse, non ho più perso pesce, se lamavano bene. Quindi io quest'anno pescherò prettamente con il combi rig, famosissimo boom and loops. Esatto, quindi io non andrò a fare altri terminali, se non magari uno spinner, se proprio ho voglia di mettere una pop up. Ma quest'anno oltretutto, per la pesca in canale, in fiume, pescherò con l'omino di neve. Quindi ragazzi, io quest'anno in canale pescherò prettamente con l'omino di neve. Dipende, posso farlo 20-14, 20-16, 24-18, adesso ovviamente in base alle boilies vedrò, però in canale quest'anno voglio provare a pescare con l'omino di neve. Un'altra cosa da fare è provarle le cose, non potete pretendere in una sessione o due capire se va bene, se non va bene, le vanno provate per un diverso periodo e poi si tira una somma. Io ho visto che questo rig mi ha regalato catture, non mi ha fatto perdere pesce, e quindi ho deciso che questo sarà il rig che userò quest'anno. Quindi la mia certezza come rig sarà questa. Ripeto, in canale proverò a pescare quest'anno con l'omino di neve. L'anno scorso ho provato con neschi singoli, qualche volta, invece quest'anno voglio provare così, anzi vi dirò di più, lo farò anche bilanciato. Quindi ecco, questa sarà la mia pesca di quest'anno per quello che riguarda il fiume. Adesso finisco un altro rig e poi andiamo da Max che vi spiega anche lui come si è organizzato per quest'anno. Allora ragazzi, prendendo spunto da quella parola molto bella che è interessante che ha usato Christian, ovvero le certezze, le mie certezze per quanto riguarda i rig quest'anno saranno sicuramente anch'io un combi rig, ok? Spezzone sempre col boom e il finale con col treccino sempre della corda. Non so se l'ha detto Christian, ma a livello di ami quest'anno per questo tipo di rig, tutte e due, posso dirlo perché ho visto che lo usa anche lui, useremo i Clor, ok? Che non hanno bisogno neanche della guaina, appunto, del kicker per renderlo molto più accattivante. Per quanto invece riguarda la presentazione pop-up, perché io non rinuncerò comunque a una presentazione pop-up, sapete che sono un amante degli spinner rig, andrò sempre a usare lo spezzone di boom e tramite balancing weight andrò a bilanciare la mia pop-up, che avviterò ovviamente sulla questa vite fatta apposta. Ma a differenza dell'amo Clor che uso sui combi rig o su quelli affondanti, sulle presentazioni pop-up andrò sempre di white gape, perché mi sono accorto che è l'unico amo che nel 2021 mi ha dato veramente fiducia. Ho avuto molte slamate su altri tipi di ami, su questo per come è fatto mi sono veramente trovato bene e non ho perso pesci. Quindi questi sono i miei due rig, le mie due certezze del 2022. Poi ovviamente bisogna sempre adattarsi al posto dove si pesca, quindi ho la mia selezione di rig già pronti. Li ho divisi, tra l'altro, cosa molto importante, con ardiglione e senza ardiglione, perché in alcuni posti, tipo in Cava Bagagiolo o su alcuni laghi, l'ardiglione non va. Quindi sono già pronto nell'eventualità di dover scegliere tra un ardiglione e un senza ardiglione. Quindi queste sono le mie due certezze, ma non rinuncerò mai a uno spinner rig, sicuro. Adesso le metto via, le ho appena preparate anch'io, e via per la prossima sessione. Bene ragazzi, bene, sessione finita e purtroppo ci fermiamo con una mezza brand, perché non l'abbiamo neanche tirata fuori, si è slamata, però non importa, perché questo sapevamo video sapevamo che andava così ragazzi, ma non importa. Quello che ci interessava adesso era quello di appunto salutarvi un attimo con un video, perché appunto
ripeto, siamo partiti tardi quest'anno, quindi. E allora speriamo che gli spunti di questo video siano serviti, sono perché stati tanti, Noi ci abbiamo riflettuto parecchio nel corso di questo periodo, proprio per cercare di ottimizzare meglio quello che è il nostro tempo in pesca, che purtroppo è molto poco. Sì, è vero. Quindi cercare di ottimizzarlo al meglio, tenendo presente appunto quello che è stato fatto in precedenza, magari può essere d'aiuto per ottimizzare quei tempi, per avere, come dicevo, delle certezze su cui poter fare affidamento nelle sessioni. Insomma. Esatto, senza perdere troppo tempo nel o fare qualcosa o cercare qualcosa, ricerca di spot ovviamente. Poi adesso ragazzi il periodo è quello che è, fa freddo e già è difficile far cape in giornata, figuriamoci. In tre ore, quindi non ci lamentiamo. Però tutto può succedere, se si sta a casa ovviamente non si ha la possibilità di rischiare di prendere qualcosa. Bene ragazzi, e basta. Noi adesso mettiamo via tutto perché si è alzato anche il vento, un po' di vento. Quello non è che fa freddo, perché comunque c'è stato un po' di sbalzo termico adesso, faceva più freddo qualche ora fa, adesso si sta anche bene, ma si è alzato il vento che in faccia picchia e sì, abbiamo anche questi, ma comunque da fastidio. E l'ultima cosa volevo chiedere, visto che siamo ai saluti, in questi casi qua chi come noi fa sessioni brevi, si porta un riparo o si chiude in macchina? Allora teniamo presente per noi brevi, perché tante volte vedo magari tante persone che fanno dei video oggi sessione veloce 24 ore, un giorno e mezzo. No, per noi una sessione breve vuol dire veramente 3 ore di pesca, quindi di 3 ore ragazzi. Sì, cosa vi portate dietro? No, più che altro perché, ok, stiamo caldi perché io freddo non ne ho, però se devo stare 3 ore fermo così a guardare le canne, comunque dopo un po' le gambe iniziano a risentirne sicuramente. Esatto. Quindi o entro in macchina di solito, o se no tacco a muovermi così, ma... Cioè vorrei capire se tanti come noi che fanno sessioni lampo veloci si portano comunque un ombrellone con il riparo laterale piuttosto che un brolli veloce con la stufetta. Scrivetecelo nei commenti. Perché noi non abbiamo il tempo neanche di montarlo quello, cioè ci passa la voglia a volte perché sarebbe un'altra cosa in più da fare, quindi ottimizzare. Esatto. Bene ragazzi, con questo vi diamo appuntamento al prossimo video. Esatto. Speriamo che appunto sia stato tutto utile. Scrivete nei commenti se avete da rispondere qualcosa. Tutto in descrizione ragazzi, come al solito sotto in descrizione del video trovate sempre tutti i nostri contatti. Vi ricordo che abbiamo oltre il canale YouTube una mail, abbiamo un profilo Instagram e un profilo Facebook. Esatto. Quindi tutto in descrizione qua sotto. Ragazzi, noi vi diciamo buonanotte perché andiamo a nanna adesso. Ciao. Ciao.